Pac, siamo a Roma su una panchina di Viale Mazzini e incontriamo Duccio Trombadori. Ciao. Riflettendo del intorno al più e il meno, improvvisamente Duccio Trombadori suggerisce un'ipotesi rispetto a quello che potrà essere il dopo Mattarella e tira fuori dal suo cilindro un nome che può sembrare improprio, paradossale, e invece appartiene al mondo del possibile. Ossia, Duccio Trombadori immagina che il prossimo uomo sul quale potrebbero confluire le attenzioni, anche i voti, di un fronte laico e di sinistra e anche moderato è Fausto Bertinotti. E lo dico non solo perché è una persona che stimo e a cui voglio bene, perché ci conosciamo da tanto tempo, però è una mia opinione. Lui mi sembra proprio al centro di una serie di terminali costruttivi della nostra filosofia nuova del sistema politico italiano, per cui egli non è riconducibile ad uno schema politico prefissato. È un uomo libero, è un uomo che ha militato a favore dei lavoratori e di sinistra, ma non è legato al passato comunista. È stato fondatore di una forza politica che poi si è evoluta, è sensibile profondamente al nuovo corso che la Chiesa Cattolica ha inaugurato di apertura verso i problemi del terzo mondo, ed è soprattutto un garantista, un uomo onesto, impeccabile, anche dalla storia trasparente della sua tenuta personale, già presidente della Camera, ed è soprattutto, quindi, un uomo delle istituzioni. Vorrei sottolineare, ed è soprattutto oggi che soffriamo molto di questa controversa crisi della magistratura implicata in controversie politiche e in poco chiari connubi tra applicazione della giustizia e condizionamenti di parte o di potere, e Bertinotti è stato sempre un limpido garantista, ed è anche questo un elemento che gioca al suo favore, ma soprattutto gioca alla possibilità di avere un garante della Costituzione, un Presidente della Repubblica, che sia capace di aprire una stagione nuova in Italia, una stagione di rinnovamento istituzionale e di rispetto di riequilibrio dei poteri, che oggi sono stati profondamente scossi tra potere esecutivo, legislativo e rappresentativo. E quindi tu pensi che, rispetto ad altri nomi che sono stati in questi ultimi giorni fatti, Pier Ferdinando Casini e di matrice democristiana, sia pure l'attuale ministro dei beni culturali Franceschini o ancora Beltroni, e ce ne sono tanti che lavorano più o meno sotto o la traccia, Cartabia si era anche accennato, tanti sperano e pensano di concorrere, ma l'importante è che si trovi un uomo non legato al passato. Ma chi, però Fausto, qualcuno potrebbe per dire è. Di Bertinotti ha un marchio velleitario, del velleitarismo. Fausto ha una tradizione nobile che porta sulle sue spalle ed ha una storia, ed è la storia del socialismo italiano di matrice azionista e lombardiana. È un laico, ma è un laico che in questi ultimi tempi, alcuni anni sono ormai in modo sensibile, si è avvicinato con le sue idee alla problematica religiosa. E anche al pensiero liberale, liberal-socialista. Ho detto, non a caso ho citato Lombardi e la corrente lombardiana, che ha dato tanti frutti
anche alla storia democratica dell'Italia. L'ultima considerazione, chi potrebbe tirar fuori dal cilindro questa candidatura? Allora, intanto io la metto lì, come carta da tenere riposta e custodita, come una specie di desiderio che potrebbe avverarsi. Poi chi la tirerà fuori? Il primo che la tira fuori al momento di una crisi irresolubile, ecco che la carta Bertinotti potrebbe trasformarsi in un jolly provvidenziale. Grazie Duccio Trombadori. Roma, 1° luglio 2020.